Due mostre, due personali di due grandi artisti, entrambi maestri del secondo Novecento, con lo stesso curatore in esposizione ad Arezzo. Si tratta di Uno per tutti di Renato Mambor e di Emilio Isgrò, l'evidenziatore. Avevamo bisogno di due artisti italiani, volevamo portare quest'anno lo stress, l'interesse dei nostri concittadini e degli associati di Ars Nova sull'arte italiana e abbiamo, penso, ottenuto un buon risultato. Renato Mambor qui alla Sant'Ignazio e alla Chiesa della Madonna del Duomo in via Oberdam, Emilio Isgrò, che l'artista proprio in questi giorni ha vinto una causa con Roger Water dei Pink Floyd per plagio. Ci sono due tipi di artisti, due tipi di fare arte, del fare arte soprattutto contemporanea. Quelli che perseguono una linea quasi ossessivamente, maniacalmente per decenni e quelli che invece operano per cicli e quindi cambiano, variano il loro linguaggio. I due che sono qui protagonisti ad Arezzo hanno scelto la prima soluzione, quella di perseguire quasi ossessivamente, maniacalmente il linguaggio dei primi tempi, pur adeguandolo, ma in minima parte, alla contemporaneità che cambia, all'attualità che viene vissuta decennio per decennio. Quindi per Mambor l'autoritratto, la sagoma, il contesto sociologico che questo osservatore, questo evidenziatore ha sempre di fronte, prima dentro e poi davanti, e per Isgrò invece la cancellatura, che vale sempre come nel 64, mi pare, anno in cui l'ha inventata e l'ha prodotta per la prima volta.